Tutto pronto, la regia ci dà il via e noi siamo qui a disposizione, non solo dei tecnici che salutiamo perché grazie a loro riusciamo a produrre questa trasmissione tutti i giorni e grazie anche a voi amici e amiche che ci seguite da casa. Questa è Canale 2, c'è dopo il TG, la rubrica di approfondimento della nostra emittente che quotidianamente vi tiene informati su temi che riteniamo di interesse. E allora, visto che siamo nel mese di ottobre, il mese di ottobre, oltre a essere il mese dei funghi, magari poi chiameremo in una di queste puntate, prima di fine mese, anche Pierino, il principe dei funghi, e dicevo, il mese di ottobre è anche il mese nel quale il palinsesto di Canale 2 torna a fiorire. Sembra un qualcosa di strano, perché l'autunno solitamente è il mese nel quale cadono le foglie, ma per le emittenti non è così, perché l'autunno è appunto il periodo nel quale tornano le trasmissioni. E allora, è già cominciata da martedì con la prima puntata, l'edizione 2017 di Tutto lo sport che c'è. Sapete che fra un po' riprenderà anche Emanuele Giordano con Chicchirichì e c'è anche un altro appuntamento che è già ai box, pronto per partire. E quindi, prima di cominciare la trasmissione, io direi alla regia di mandare un piccolo video e capirete di cosa stiamo parlando. Intervista correzione 1, prima. Palcoscenico, seconda stagione. Stiamo tornando su Canale 2. Sipario. Allora, avete capito di cosa stiamo parlando, di quale appuntamento televisivo di Canale 2? Un appuntamento che nella prima edizione ha riscosso un grandissimo successo. Il format è ben fatto, la location è quella del Teatro Mercadante, e gli ospiti sono tutti di primissima scelta, attori, comici, cantanti, ballerini, cabarettisti di prima qualità, però anche la conduttrice non è da meno. Ed è qui con me la nostra carissima Ed Maria eccomi Giovanna qua, Labruna. buonasera, buongiorno, per tutte le fasce, Allora, insomma. intanto sfatiamo Sì. il gossip sul tuo cognome. Tu ti chiami veramente Labruna, non è perché Labruna, lei, no, altrimenti io mi sono. chiamerei Felice il Calvo, cioè, No, quindi. Labruna perché è il mio cognome, ecco perché, insomma, no, effettivamente è Maria quello. Giovanna, che insomma, sei reduce da una stagione bellissima. Ma sì, devo dire la verità, tra Palcoscenico che ha avuto un grandissimo successo, tra Shooting Street Murgia, che veramente siamo partiti da Altamura e poi abbiamo fatto tutti i paesi murgiani, abbiamo toccato anche Matera, domenica prossima saremo anche a Cassano, vari concerti, piazze, insomma una bella stagione. Ho lavorato sempre, infatti sono bianca bianca. Va bene, puoi recuperare, ci sono le lampade. No, So che d'inverno preferisco chi vuol così. mantenere l'abbronzatura, insomma, può ovviare, può risolvere, diciamo, in modo diverso. Noi Ma siamo pronti. ecco, allora, con la produzione di palcoscenico sappiamo che c'è anche un lavoro ben fatto anche di Michele C'è Basile. un'equipe? No, certo, è una squadra questa, la nostra è una squadra. Io e Michele, ormai siamo inseparabili. C'è un lavoro di squadra, c'è un lavoro studiato a tavolino. Con lo staff del teatro Mercadante, io anzi vorrei ringraziare Vito Ventricelli, il nuovo direttore artistico, e anche il Silvano Picerno, insomma, che hanno puntato sul palcoscenico perché hanno visto appunto la qualità di questo programma. Un programma che oltre ad avere avuto un grande successo su Canale 2, poi attraverso i social ha avuto Sì. tantissime Sì, visualizzazioni. tantissime visualizzazioni, siamo arrivati a quasi anche 1 milione di visualizzazioni, perché comunque è stato stravisto all'estero, anche diciamo non solo nella nostra regione, ma in Italia anche all'estero.
Maria Giovanna, tu sei un vulcano. È una trasmissione che ti appaga, palcoscenico, Ma guarda, o ti senti ancora? io mi sento ancora in prigione. Mi sento ancora perché è come se non facessi mai niente. Non so, io ho sempre questa sensazione. Ho sempre la sensazione di restare ferma, pur essendo in movimento. Ma perché ho tante idee, ho tanti progetti che vorrei realizzare. E il palcoscenico è uno di questi, che da un sogno è diventato una realtà. Allora, la novità ma diciamo più che novità, è più o meno, palcoscenico è anche legata agli eventi, e Assolutamente sì. quest'anno le puntate non saranno settimanali. No, non saranno settimanali, ma saranno quindicennali. Perché? Perché anche il teatro ha ridotto gli spettacoli e di conseguenza noi andiamo con gli spettacoli del teatro. Voi, toglimi una cosa, seguirete solo la parte degli spettacoli, cabarettisti o anche la No, parte dell'opera, no, no. tutto? Noi seguiremo tutto, seguiremo la parte concerti e opere, seguiremo la parte di prosa, di commedie e poi seguiremo anche la Bombetta d'Oro, perché l'anno scorso veramente ha avuto un grandissimo successo, poi Silvano ha fatto un lavoro veramente E beh, eccellente. quindi calcolando tutti gli eventi più quelli straordinari che si inseriranno, credo che un 25-30 Sì, puntate le un avremo. 25 puntate le riusciamo a farle quest'anno, sì. E beh, quindi ecco, possiamo tranquillizzare i nostri telespettatori, anche perché c'era una signora che ci aveva scritto sulla pagina Facebook di Ma Canale guarda, 2, voleva sapere quando riprendeva quando riprende? palcoscenico. Ma sai, è vera questa cosa, perché la gente ti ferma. C'è stata anche la conferenza stampa al teatro, la gente mi ferma, cioè, ma quando riprende palcoscenico? Perché comunque è piaciuto, perché riescono a vedere tutto ciò che c'è dietro alle quinte, riescono a scoprire l'attore, il musicista importante di fama nazionale Ecco, tu per e esempio, l'anno scorso hai intervistato tantissimi internazionale. Ah, personaggi. sì. Magari per alcuni aspetti, se riesci, possiamo anche suddividerli. Chi ti ha toccato veramente? Guarda, ti dirò, la Sastri, Lina Lina Sastri, Sastri. sì. Allora, Lina Sastri è una donna eccezionale, un'attrice, diciamo, una delle poche rimaste. Lei non voleva farsi intervistare da nessuno. Noi abbiamo fatto, per avere questa intervista abbiamo dovuto un po' sudare, abbiamo dovuto dire, cioè ho detto di fare almeno 3 minuti per il telegiornale. Poi abbiamo iniziato a parlare, da 3 minuti mi ha rilasciato 25 minuti, mi ha raccontato tutta la sua storia, mi ha raccontato quello che è il suo mondo, la sua vita, la sua casa, perché il camerino di ogni attore diventa casa e lì trovi di tutto, cioè trovi gli altarini, le fotografie di È famiglia. superstiziosa Lina Sastri. Molto, Beh, lei è sì. È anche napoletana. molto cattolica, molto, molto, Napoletana sì, come te. napoletana, napoletana. Però devo dire che riesce ad entrare in un mondo che non ha mai visto. E quindi veramente tu rientri. Ecco perché io dicevo sempre l'anno scorso il teatro è casa, perché il teatro è veramente casa non solo di chi va a vedere lo spettacolo, ma anche di chi lo fa. E quindi ogni attore, ogni musicista, ogni artista che entra in teatro, in quel momento il teatro diventa una casa e porta tutto con sé, dagli affetti più cari, dalle foto, cioè trovi veramente di Chi tutto. invece vi ha dato un po' più, non dico vi ha messo in difficoltà, chi insomma vi ha fatto un po' capire, insomma lasciatemi stare, voglio Guarda, stare tranquillo. in realtà nessuno, perché tutti quelli che sono riuscita ad intervistare sono stati tutti di una disponibilità unica. Forse l'unica persona, ma non tanto lui, ma quanto diciamo l'entourage che lo accompagnava, Mogol è stata una di quelle interviste un po' difficilette da un certo punto di vista, però poi dopo facile per come è proseguita, perché poi conoscendolo è venuto molto semplice, però mi ha messo dei paletti di cose che dovevo dire, di cose che non voleva Beh, far quella vedere. sera di Mogol Sì, c'ero anch'io, anche tu perché hai presentato, quindi. presentai la serata e ricordo che Mogol era un personaggio, cioè non ama molto la No, no, spettacolarizzazione non ama molto la. No. della sua figura. No, no, questo no, però c'è anche da dire che è una persona molto disponibile, è una persona che si racconta, però evidentemente ci sono delle cose di cui non voleva parlare, quindi in precedenza abbiamo detto non tanto lui, ma quanto la sua Io segretaria. di Mogol, visto che magari stiamo parlando di questo grande artista della musica italiana, devo apprezzare una sua dichiarazione che fece quella sera, perché noi eravamo lì per Mogol e
Battisti, perché poi c'era anche il Ecco, gruppo. proprio questo nome qua non dovevi. Ecco. E il problema di Mogol disse: guardate, io sì, con Battisti abbiamo davvero fatto Bravissimo. la storia della musica italiana, Ma io ma sono io ho altro. scritto canzoni anche per altri artisti che meritano Di essere di essere menzionati. menzionati. Quindi questo vuol dire che lui ha un grandissimo rispetto Sì. delle persone con le quali ha lavorato Sì, assieme. E assolutamente questo sì. è davvero nobile cioè, vuol dire che non si pensa solo all'utile, ai soldi, al guadagno, No, perché è con vero. Battisti hanno davvero, Sì, tanto, per tanto. tantissimi anni sono stati sempre ai primi posti delle classifiche. Poi all'epoca non era come Come oggi che adesso? ascoltavi musica dal web, accedevi alla musica in modo facile. All'epoca dovevi comprare i dischi Comprare se dischi, cosa volevi che è ascoltare difficilissimo musica. oggi. E quindi, in effetti, Mogol ha veramente scritto parte della storia della musica italiana e sono d'accordo. Chi invece ti ha divertito più di tutti? Ecco, chi mi ha divertito sono stati un po' tanti, un po' più di uno. Allora, Massimo Lopez, cioè, quello, cioè, credimi Grisi, è da morire. A parte il fatto che voleva smontare le maniglie e i rubinetti del teatro, del camion, perché se le voleva portare a casa. Come lui, anche Giobbe e Iacchetti, cioè il signor Lopez, Enzimista. che quest'anno tornerà, credo, con Sì, Tullio Solenghi. insieme Loro tornerà avevano il insieme. trio con la Marchesini. Ma infatti c'è stato un bel momento dove lui ha ricordato Anna ed è stato veramente un momento toccante. Lui si è emozionato in quel momento e mi ha detto: l'anno prossimo vorrei ritornare in questo teatro. Alla fine ci è riuscito, insomma. Beh, era con Tullio Solenghi, che è anche Sarà un una altro bellissima bravissimo. coppia, sarà una bellissima Insomma, coppia, un bellissimo. barese con un genovese. Guarda, ti dirò, io lo stimo tantissimo. Poi ha il suo spettacolo è veramente poliedrico, cioè veramente sa fare di tutto, balla, canta, recita, cioè non Imita. imita. Tra l'altro poi l'anno scorso, dopo lo spettacolo che ha avuto con noi, è stato a Barletta, si è sentito male. Io poi l'ho anche scritto in privato per sapere appunto come stava, insomma, tutto bene. No, mi disse, scrisse, ritorneremo in Puglia, quindi. Lui è pugliese, anche di origine barese, quindi. Allora, Maria Giovanna, pensi di... possiamo fare qualche promessa ai nostri amici telespettatori? La prima puntata, più o meno, quando potranno Guarda, noi vederla? registriamo la prima puntata il 29 di ottobre con la prima, non svelo chi sarà il nostro primo ospite, però sarà una puntata veramente importante perché apre tutta la stagione teatrale, sia concertistica che di prosa, quindi è la puntata numero uno per l'eccellenza e con un barese. Lo dico? Dillo oramai, tanto Vabbè, poi basta guardare il cartellone. allora Sergio Rubini. Con Sergio Ah, Rubini, Sergio con un Rubini. pugliese doc, quindi voglio Beh, lui dire, aprirà la stagione concertistica. aprirà la stagione concertistica e quindi la prima puntata in onore anche al nuovo direttore artistico Vito Ventricelli per quanto riguarda opera e concerti, proprio in suo onore apriamo la prima puntata Adesso ti di dico una cosa palcoscenico. che, vabbè, per carità, non potevi sapere quello che sto per dirti. Vabbè, Sergio Rubini, tutti sanno che ha studiato ad Altamura, lui è cresciuto anche a livello, diciamo, scolastico in questa città fino al diploma. Però il papà di Sergio Rubini, che era un ferroviere, lavorava con, allora si chiamavano Ferrovie Calabro-Lucane, molto amico con il papà di Arturo Castoro, Ma che dai, era capostazione delle ma ferrovie. pensa Quindi te, Arturo è amico d'infanzia di Sergio ma Rubini. Quindi pensa ti sto te. Quindi dando. quella sera sicuramente ci sarà anche Arturo. Non lo Come so, perché minimo, l'editore l'editore ci deve essere, sta no? diventando molto riservato, Arturo. È un Ah, po' preso comunque dai suoi impegni, ma lo presumo di indichiamo, sì. anzi ti dirò di più, lo vado a beccare e farò anche l'intervista ad Fai lo Arturo. scoop, Faccio lo Arturo e scoop. Sergio Rubini E insieme. beh, guarda, mi hai detto questa buona cosa, farò un bello scoppettone. Quindi Arturo, io ho fatto da gancio a Fai da lei, gara, appunto, quindi. quindi,
quella sera ti porto al Teatro No, Mercadante. assolutamente sì, perché guarda, è una cosa bella, perché noi con palcoscenico vogliamo raccontare proprio le storie, non il solito spettacolo, perché lo spettacolo bisogna andare a vederlo a Su questo è teatro. vero, E devo quindi essere d'accordo. fate gli abbonamenti perché veramente il teatro è vita, è cultura, il teatro è tutto, racchiude tutte le discipline, quindi è importante che ognuno di noi faccia il suo abbonamento. Se uno non vuole fare l'abbonamento può comprare anche il biglietto, perché voglio dire, non è detto che uno deve fare per forza l'abbonamento, però andate a teatro perché ne gioverete. Allora, Maria Giovanna, abbiamo ancora pochi minuti prima Sì. di concludere questo appuntamento e vorrei un po' parlare dei tuoi progetti futuri, al di là di palcoscenico. Ecco, so che stai portando avanti anche altre cose, altre situazioni, altri eventi. Avevo sentito parlare di shooting. Sì, noi domenica 15 ottobre saremo a Cassano delle Murge con Shooting Street Murge. È una cosa molto bella perché il comune ci ha dato veramente la possibilità di vivere Cassano attraverso il suo museo, attraverso la sua foresta, attraverso i suoi vicoletti medievali, e sempre con il patrocinio del comune, ma anche con la testata giornalistica La Voce del Paese. E io saluto appunto Giovanni Brunelli, che ci ha dato la possibilità, insomma, di diffondere quello che è stato questo evento, questo format, che poi vedremo anche su Canale 2, perché noi assembleremo tutti i paesi murgiani in un'unica puntata. E quindi dicevo, grazie a loro noi saremo a Cassano delle Murge il 15, e quindi il mio team è Di sempre lo mattina, di stesso. pomeriggio, Noi com'è organizzata partiremo la dalle giornata? 8 di mattina fino alle 17 di pomeriggio. In cosa consiste? Magari In chi cosa non l'ha consiste? visto, chi. Consiste nel far vedere le bellezze della città murgiana. Infatti io dico, ma di dove sei? Dico, non sei? Io dico, non sono né di Sant'Ermo né di Altamura, dico, io sono murgiana, perché ormai mi piace questo termine, perché non essendo pugliese sono napoletana, e quindi Pugliese, avete ecco, vedi, sentito? dalla Ie napoletana La Ie non riesco a napoletana. toglierlo, anzi mi ha fatto ricordare Biscardi. Io saluto, ecco, se n'è andato via da pochi giorni, è stato un grande maestro. E lui mi Certo. ha sempre detto, Maria Giovanna, non ti preoccupare, ma dimmi anche bene perché sono raffreddata, non ti preoccupare perché la io piace. Quindi io me la tengo, anche se ho cercato di toglierla con fonetica, con l'ottologia, niente, non Non ci sono se ne va. riuscita. È un cliché È un cliché, napoletano, ormai è mio, partenopeo. mi appartiene. E quindi dicevo, grazie a queste persone, Shooting è a Cassano, il team è sempre lo stesso, sono sempre accompagnata dalla stilista che tu ben conosci, Carmen Clemente Couture. Ci sarà anche un altro atelier di Cassano che si affiancherà a noi. E quindi Insomma, ci saranno questi modelli questi modelli che fotografati, cammineranno modelli e modelle. nelle vie della città, nel museo, nelle parti più importanti e caratteristiche del Quindi luogo. la promozione del territorio Territorio. attraverso gli scatti Attraverso fotografici gli scatti fotografici, quindi con abiti con di alta abiti di moda. alta moda, ma c'è una novità perché abbiamo pensato anche ai ragazzi, quindi ci sarà anche un momento moda, un po' da street, no? Quindi moda per Maria ragazzi. Giovanna, l'ultima domanda. Siccome tu sei sempre in moda, spettacolo, tutta sta roba qua, ma in cucina come te la Io cavi? sono bravissima. Io amo cucinare. E allora magari un giorno ci farai vedere come sei fra i fornelli, così Ma guarda, io ho fatto facciamo anche una vedere gli amici ma a io ho casa. fatto anche una trasmissione che tu ben sai, Terra Lucana, dove avevamo uno sponsor, noi registravamo Si Matera, ti ricordo, girava. si girava tra i ristoranti, e io ho anche cucinato, quindi io amo la cucina. Ebbene, insomma, e come vedete, Maria Giovanna, non si fa mancare No. veramente nulla. E allora noi ti ringraziamo di essere stata qui, ringraziamo tutti quelli che collaborano per la produzione di palcoscenico che avete sentito. Registra la prima puntata il 29 Il ottobre, quindi 29. presumo che per la prima settimana di novembre Perfetto. comincia la stagione Sì, nuova.
la seconda settimana, il tempo di montare tutto, perché noi comunque ci prepariamo sempre due puntate prima. Quindi beh, se non è che raccontiamo pure quello che fate, come montate. Vabbè, perché comunque c'è un lavoro dietro, Gresi, credimi, 25 minuti, che poi non sono mai 25 minuti, perché a volte sforiamo, arriviamo a 30, a volte anche a 40, con la Sassi per esempio siamo arrivati anche a 40 minuti. Quindi voglio dire, è un lavoro così certosino, così accurato, così studiato a tavolino con Silvano, con adesso l'attuale Vito Ventricelli, quindi veramente è uno staff, un team unito per fare cultura. Io mi ricordo una cosa e poi stoppo. Giobbe Covatta disse: in Italia solo due televisioni fanno, due persone, non televisioni, due persone fanno cultura, tu e Marzullo. Tutto il resto ti ha abbinata a Marzullo, beh, anche lui è napoletano. Sì, a Marzullo. Io sono rimasta così, ma che dici? No, è vero, Maria Giovanna, se tu ci pensi, siete gli unici due in Italia che fate cultura. Dai, no, adesso offendiamo gli altri, ma ognuno a modo suo. Non lo dico dà io, il contributo. L'ha detto lui, l'ha detto ognuno lui. A modo suo, anche io per esempio in questo momento sto facendo cultura, sto promuovendo. Noi parliamo di spettacolo, è diverso. Tu fai una cosa quotidiana, un programma quotidiano dove parli di un contenitore culturale a 360 gradi, non ti occupi soltanto di spettacolo, di musica, lui intendeva in questo senso, sì. Va bene, basta poco che ce va, come diceva Basta poco che ce va. Salutiamo Maria Giovanna Labruna per essere stata qui con noi, grazie. Sì. E l'appuntamento è ogni giovedì a scadenza di 15 giorni. Ma vuoi finire? Sono io il conduttore. Questa appena gli dai la mano si prende tutto il braccio si prende. Va bene, ok, Maria Giovanna, grazie di nuovo. A te. Grazie a voi amici che ci avete seguito da casa. Vi ricordo le strisce di questa puntata, 14:30, 22:30 su Canale 2, in radio 19 e replica il giorno successivo alle 12. E poi la replica nel weekend, sabato e domenica, rivedrete un po' su Canale 2 tutte le puntate di Canale 2 c'è, e la settimana successiva le trovate oltre che sul nostro canale YouTube, on demand, quindi potete entrare sul nostro canale, vi consiglio di visionarlo, che è pieno di tutti i contenuti che Canale 2 produce quotidianamente, vanno anche sulla seconda rete, sulla nostra seconda rete, Canale 2 Extra, visibile in Puglia e Basilicata, 186 per la Basilicata, 286 per la Puglia. Insomma, ce la mettiamo tutta per dare ai nostri telespettatori ogni strumento possibile, ecco, per visionare i nostri contenuti culturali, politici, come dicevamo prima, di spettacolo, di tutto. Va bene. Grazie, buon proseguimento di giornata, domani vi vedrete con Arturo Castoro.